Una bella iniziativa questa di questa associazione che hanno organizzato questi 3 giorni a Scilla, ecco, parlare proprio di vino. Sì, è una 3 giorni importante che ci permette al territorio anche di destagionalizzare un attimino. Scilla nel mese estivo ovviamente non ha bisogno di eventi, ma li ha bisogno in questi periodi che sono un po' più fermi. E si è scelto anche il tema vino, un tema importante per questo territorio. Fino a, insomma, alcuni decenni fa tutte le colline della Costa Viola erano coltivate a vigneto, ora un po' si è poi perso negli anni, però devo dire che da qualche anno c'è un po' più di ripresa e c'è un interesse anche di alcune cantine che stanno investendo sul territorio, cercando di valorizzare anche un prodotto autoctono del territorio che è quello dello Zibibbo. Quindi come Camera di Commercio ovviamente siamo qui a supportare questo evento, un evento che ci auguriamo possa negli anni anche successivi crescere, un evento che sicuramente va calendarizzato insieme ad altri per dare sempre di più opportunità al nostro territorio. Ci domandiamo spesso di che deve vivere il nostro territorio deve vivere di turismo e di agroalimentare e con questo evento tutti e due i settori vengono tirati in ballo, quindi ci auguriamo che possa far insomma anche da attrattore per potenziali turisti che arrivano sul nostro territorio per assaggiare anche quello che di buono si fa sul territorio di Scilla, ma sul territorio della città di Reggio Calabria. Quanto è importante parlare di agricoltura in questo territorio? Ecco, e la Regione Calabria, qual è l'impegno della Regione Calabria? Ecco, parlare è importante, è interessante, realizzare è un po' più difficile, sicuramente l'impegno c'è, infatti io questa sera rappresento in pieno la Regione Calabria perché sono delegato da parte del Presidente del Consiglio regionale, il Dottor Filippo Mancuso, che per impegni sopraggiunti non è potuto essere presente. Mi ha detto di ringraziare vivamente e di complimentarmi con il Presidente Bova dell'associazione per la preparazione e predisposizione di questo evento che lui definisce kermesse perché si tratta di un 4 giorni di valorizzazione perché Scilla già ha una storia tutta particolare, è conosciuta nel mondo per le bellezze naturali e per la storia, però è poco conosciuta a livello enogastronomico. In questi 4 giorni verranno fatti assaggi dei cibi tipici locali, ma soprattutto la degustazione dei vini della Costa Viola, di questi vini estremi, perché come ben si sa, vengono prodotti su delle terrazze a strapiombo sul mare, hanno a livello organolettico un sapore particolare perché sono imbevuti dalla salsedine, quindi un qualcosa di particolare che va conosciuto. Sicuramente le difficoltà sono tante, come qualcuno asseriva, mancano le strade, mancano le monorotaie, qua ci deve essere l'impegno effettivamente della politica. Speriamo di riuscire a fare qualcosa e di dare un contributo concreto per risolvere questa atavica problematica. Siamo qui a Scilla oggi per iniziare questo percorso di questi 4 giorni per quanto riguarda il Borgo Divino. Noi come cooperativa agricola Terre della Costa Viola abbiamo iniziato un percorso qualche anno fa e se a Dio piacendo, insomma, l'anno prossimo avremo il nostro primo vino. Tu parlavi di difficoltà ed è vero, non è tutto rose e fiori perché purtroppo questa costa negli ultimi anni è stata un po' abbandonata. Noi abbiamo cominciato un recupero di alcuni terrazzamenti, altri li stiamo manutenendo, quindi c'è la necessità di tornare un po' in quella che è la nostra agricoltura originaria, agricoltura storica. Negli ultimi anni purtroppo abbiamo anche questo problema dei cinghiali che stanno un po' distruggendo tutto l'ecosistema. L'appello è quello alle istituzioni soprattutto di stare vicino a chi ancora vuole cimentarsi in questa attività e chi vuole produrre del vino. Questo è lo scopo della cooperativa agricola Terra della Costa Viola. Ci sono alcuni segnali di risveglio negli ultimi anni, ma sono segnali di risveglio che vanno assolutamente accompagnati.
Sì, Borgo Divino, proprio l'abbiamo denominato con questo termine proprio per cominciare questa kermesse. Stasera abbiamo dato il via, abbiamo tagliato il nastro, come si suol dire, e partiamo, è l'anno zero, come dicevo prima, l'anno zero bisogna incentivare, fare gruppo e continuare con queste attività per destagionalizzare la proposta turistica. Questo è il primo passo, l'augurio è che si possa continuare anche gli anni prossimi. Come si diceva stasera, bisogna fare rete, bisogna fare gruppo, stabilire determinate, diciamo che questi eventi siano calendarizzati a tutti gli effetti in maniera tale da creare una proposta anche per gli anni successivi.